Egitto, 1987-2005, governo del presidente Mubarak. Gennaio 2011, inizio del periodo di violente ed estreme proteste in piazza, primavera araba. 2012, tra maggio e giugno le elezioni presidenziali hanno portato al governo Morsi, appartenente al partito dei fratelli musulmani. 2013, colpo di stato da parte del capo dell'esercito al-Sisi. 2014-2015, violente repressioni da parte del governo di al-Sisi, violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e della libertà di stampa, numerose incarcerazioni di giornalisti e scrittori. 2016, omicidio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti. Uno studente 28 anni, Giulio Regeni, è scomparso 25 gennaio scorso nel centro del Cairo. Inizia così, il 1 febbraio, il doloroso cammino di chi, come me, non ha mai avuto il piacere di conoscere Giulio, di chi sente parlare per la prima volta di lui dalla notizia della sua scomparsa. Giulio ha la stessa età del nostro migliore amico o di nostro figlio. Ricordiamo tutti poi la fiaccolata, la pioggia, il silenzio, i funerali, il dolore espresso in diverse lingue, le serrande dei negozi abbassate come palpebre d'occhi stanchi, gli occhi di un paese che ha perso un suo figlio. Il mio viaggio alla ricerca di Giulio inizia invece da una stanza della sede del governo dei giovani di Fiumicello. Voglio capire, voglio conoscere meglio Giulio, voglio saziare, almeno in parte, tutti quei perché che mi hanno investito dopo il tragico epilogo. Mi leggono alcune parti dell'intervista che il sindaco dei ragazzi di allora fece a Giulio in occasione del decennale del governo dei giovani. Giulio, che cos'è per te la libertà? La possibilità di esprimere te stesso a livello intellettuale, all'interno di un sistema sociale capace di supportarti nelle tue scelte. Che cos'è per te l'amicizia? L'amicizia è il supporto, il senso di supporto incondizionato e l'interesse reciproco tra due persone. Dalle sue parole traspare il ritratto di un giovane allegro e aperto, che accompagnava le sue riflessioni, caratterizzata da una grande profondità intellettuale, con ironia e semplicità. Giulio, un ragazzo vivace che amava dire quello che pensava, che credeva nella libertà delle opinioni e delle idee. Era una persona speciale, piena di interessi, sogni e curiosità, che leggeva molto, scriveva articoli e racconti e si documentava su ciò che avveniva nel mondo. Giulio era un cittadino del mondo. Una vita, quella di Giulio, spesa fino all'ultimo a cercare di migliorare se stesso e aiutare le persone. Giulio era un ragazzo infinito, è un ragazzo infinito. Anche se è morto, lui in realtà continua a vivere, in voi, nella vostra voglia di conoscere il mondo. Lì c'è Giulio. Quel morto nella mia domanda, solo io in quella stanza ho pronunciato questa parola. Giulio era lì, in cartelloni pieni di cuori e di parole. Era con noi, ancora con quei capelli pettinati con il rastrello e l'espressione seria, ad ascoltarci mentre parlavamo. E quando ho detto quel morto, è come se il mondo abbia smesso per un attimo di girare e lui fosse fuggito via. È come se l'aria non ci fosse stata più. Si avvertiva un enorme vuoto in cui tutti avevano paura di cadere. Ho sbagliato. Giulio è. Dell'Egitto e di noi. Tratto da Internazionale, 10 febbraio 2016. Ida Dominianni, giornalista. Quanti giorni e quanto cinismo ci vogliono perché il caso Regeni sia soppiantato dal cattivo andamento delle borse e dalle primarie di Milano nell'apertura dei giornali e dei telegiornali? Ne bastano 4. È il tempo che Giulio Regeni sta impiegando per morire una seconda volta. Come una fra le tante casualties della guerra globale in corso, archiviata senza nemmeno la consolazione di una verità plausibile. Noi abbiamo il dovere morale di non spegnere l'attenzione su almeno 3 abissi che questa orribile vicenda spalanca. Primo, l'abisso dell'ignoranza. Scopriamo che cos'è il regime di al-Sisi solo in seguito a questo massacro, avendo consentito al governo italiano di trattarlo come un alleato necessario nella completa insipienza della complessità dello scenario medio. Secondo e correlato abisso, il cinismo dell'informazione. 9 lunghissimi giorni, i giorni della sparizione di Giulio. 9 giorni senza la pressione dell'opinione pubblica. È pensabile almeno una mossa di riscatto, con tutte le conseguenze politiche ed economiche del caso? Terzo, abisso, il precipizio umano. Disumanizzazione è il costo di una guerra civile globale, dove tutte le vittime
siano giovani studiosi e attivisti come Giulio Regeni, o fatte le dovute differenze, ma lei sulle sono giovani globali, sono i anticorpi dell'ignoranza, del cinismo. Dobbiamo loro qualcosa di più di un lutto momentaneo. MISA is a private, no profit, no political learned society that brings together scholars, educators, and those interested in the study of the region from all over the world. MISA has nearly 3,000 members worldwide and is committed to ensuring academic freedom and freedom of expression. The aim of the letter sent by Mr. Beth Barron, MISA president, and Laurie Brand, the CAF chair, a commission of the academic freedom, is to denounce the unsustainable living and working condition of academics and students in Egypt, and to demand impartial investigation and justice about Regeni's death. Secondo quanto scritto sul loro sito web, il MESA è un'associazione privata, no profit, e slegata da qualsivoglia partito politico che unisce studiosi, insegnanti e tutti coloro che nutrono interesse nello studio della regione medio orientale. Il MESA ha quasi 3.000 membri sparsi in tutto il mondo e si impegna per assicurare la libertà accademica e la libertà di espressione. La lettera firmata da Miss Beth Barron, il presidente del MESA, e Miss Laurie Brand, il presidente del Comitato per la Libertà Accademica, ha lo scopo di denunciare le gravi ed insostenibili condizioni di vita e lavorative alle quali sono costretti a sottostare gli studenti e gli accademici che si trovano in Egitto e di richiedere un'indagine imparziale ed equa sul caso relativo alla morte di Giulio Regeni per ottenere finalmente giustizia. Silenzio, tratto da Internazionale, 19 febbraio 2016. Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale. Negli stessi giorni in cui la ministra Stefania Giannini si complimentava su Twitter per i risultati ottenuti dai ricercatori italiani nel mondo, il presidente del Consiglio italiano si faceva notare per il grave e prolungato silenzio, tranne qualche dichiarazione di circostanza, sulla vicenda di un altro giovane studioso italiano all'estero, Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso in Egitto. Probabilmente la ragione di questo silenzio sta nei 5,7 miliardi di dollari di interscambio tra i due paesi nel 2014, una cifra che Egitto e Italia hanno dichiarato di voler portare a 6 miliardi entro il 2016 e che nel 2013 comprendeva 17 milioni di euro di esportazioni di materiale di armamento italiano. La ragione sta nel primo posto dell'Italia come destinazione delle esportazioni egiziane, il 9,6% del totale nel 2014. Sta nella presenza di Eni, Enel, Edison, Ansaldo, Banca Intesa San Paolo, Pirelli, Intalcementi e altre 123 aziende italiane in Egitto. La ragione sta nel giacimento di gas naturale, il più grande del Mediterraneo, scoperto dall'Eni nell'agosto 2015 al largo delle coste egiziane. Sta nel via vai di ministri e viceministri italiani che, accompagnati da amministratori delegati e imprenditori, vanno spesso e volentieri in Egitto per firmare accordi e stringere rapporti. Sta nel viaggio di Matteo Renzi, nel giugno del 2014, primo leader occidentale a far visita ad Al-Sisi dopo le elezioni presidenziali egiziane vinte con il 97% dei voti. E se è vero che per l'Italia i rapporti con l'Egitto sono molto importanti, è anche vero che proprio per questo e per il peso che l'Italia ha nell'economia egiziana, Renzi potrebbe far sentire la sua voce quando si tratta di diritti umani. Lettera aperta degli studenti del liceo di Cervignano del Friuli. Il senso della nostra iniziativa si innesta nella richiesta di perseguire ad ogni costo la verità sulla morte del nostro concittadino Giulio Regeni. Lo chiediamo a istituzioni, rappresentanze politiche, magistratura, testate giornalistiche, siti informativi e a chiunque abbia la possibilità di indagare, sollecitare o promuovere la ricerca della verità. Noi siamo la generazione dei giovani globali, come Giulio Regeni. Con questa lettera aperta noi chiediamo che venga garantita la libertà di movimento, la libertà di noi giovani di poterci spostare liberamente per scoprire culture, costumi, tradizioni diverse dalle nostre, portando con noi gli insegnamenti che abbiamo appreso da tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso, con l'obiettivo di unirli in un unico grande sapere, la libertà di uscire dalla quotidianità del nostro microcosmo e poter camminare senza incontrare frontiere spaziali o ideologiche. Che venga garantita la libertà di ricerca, la libertà di noi giovani di poterci muovere in ogni posto del mondo,
sentendoci sempre sicuri e mai in pericolo, per portare le nostre conoscenze e poterle confrontare con diverse culture, in modo tale da crescere. La libertà di trovare soluzioni ai problemi e condividere con gli altri. Con ricerca si intende un lavoro volto a migliorare molteplici aspetti delle condizioni di vita della popolazione mondiale. Che si tratti di ricerca scientifica, storica o culturale, è rilevante il fatto che migliaia di giovani vi si adoperino con passione e dedizione. È impensabile che allora venga attribuita una colpa e che vengano ostacolati o osteggiati. Che venga garantita la libertà di critica, così come quella di pensiero. La libertà nell'esprimere il proprio giudizio sui valori che ci vanno stretti e rispetto a cui li sentiamo, senza rischiare di essere ammutoliti. La parola critica non vuol dire semplicemente analisi e valutazione di una determinata situazione, e quindi nessuno dovrebbe proibirla. Ogni persona dovrebbe avere la possibilità di manifestare la propria opinione, senza rischiare l'incolumità e la vita. Io voglio poter criticare ciò che non condivido. Non per impedire il confronto, ma per favorirlo. Che venga garantita la libertà di sentirsi cittadini del mondo e di poter abitare pacificamente ovunque, proprio come se ogni paese fosse casa nostra. Che venga garantita la libertà di svelare ciò che è nascosto e di diffondere la verità. Ogni persona dovrebbe avere l'opportunità di andare oltre le apparenze costruite per interesse, al fine di promuovere la ricerca della verità. Io voglio poter scavalcare quei muri di finzione che non mi permettono di vedere le cose come stanno. Che venga garantita la libertà e il diritto di informazione. Ogni persona dovrebbe avere il diritto di informarsi sugli eventi sociali, politici, globali, senza essere ostacolato nella sua ricerca. Io voglio crearmi un'opinione personale senza avere timore. Che venga garantita la libertà e il diritto di informare. Ogni persona dovrebbe avere la libertà di informare gli altri sulla base delle proprie ricerche e conoscenze. Io voglio informare perché tutti hanno il diritto di conoscere la verità. Nessuno di questi diritti potrà essere garantito completamente se non verrà fatta luce sull'omicidio di Giulio Regeni. Non c'è alcuna libertà senza verità.